Questa mattina parliamo di tempi, modi, occasioni di preghiera in famiglia. Lo facciamo grazie ad un libro Effatà editrice che si intitola Pregare formato famiglia, firmato da Don Italo Mazzoni, sacerdote della diocesi di Como, di Leno per l'esattezza, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Don Italo. Buongiorno a lei e ai telespettatori tutti, buongiorno. Allora, parto con una domanda secca. Qual è l'intento del suo libro? Guardi, l'intento, il primo intento è stato quello di rispondere ad una promessa che avevo fatto a degli amici. Partecipavamo tante volte a motivo delle mie responsabilità come prete in Azione Cattolica e nella pastorale familiare, a dei campi estivi, a dei momenti di incontri per le famiglie e tutte le volte alla sera facevamo momenti di preghiera con i bambini. Allora mi dicevano, dacci qualcosa anche di scritto che ci aiuti, ma poi il tempo non c'è mai. Quando sono arrivati i mesi difficili del lockdown, ho pensato che fosse un dovere per questi amici e per le famiglie delle mie comunità che seguo, molto in difficoltà in quel periodo, mettere anche per iscritto qualcosa che aiutasse a memorizzare, a ricordare alcune modalità per essere come genitori più capaci anche di aprire il cuore alla preghiera nelle case. Ecco, a proposito di case, le ha citate lei adesso, perché la nostra casa è e può essere un luogo speciale per incontrare il Signore. Sì, giustamente dice la nostra casa, perché ogni casa è diversa. A volte è bello quando andando a benedire le case ci si porta i bambini come chierichetti che aiutano, uscendo dalle case ogni tanto dicono, ma questa casa è molto grande oppure molto piccola oppure ha questo odore particolare, perché ogni casa ha la sua caratteristica. E solitamente si dice pregare in famiglia, in realtà sarebbe meglio sempre dire famiglia in preghiera, perché ogni famiglia ha la sua caratteristica, i suoi tempi, insomma, no? A me piace pensare alla preghiera in famiglia partendo da un principio teologico, che magari è un po' più complesso rispetto ai consigli, però se la preghiera è un incontro, non un dovere, ma è un mettersi uno di fronte all'altro, in questo caso l'uomo e Dio, è il guardarsi di due soggetti. Quando si ha a che fare con la famiglia ci accorgiamo che i due soggetti non sono uno e uno, ma sono un noi che è la famiglia, un noi che è Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, e la famiglia in questo noi che è costituita in noi, si mette davanti a Dio con una somiglianza particolare, una sintonia particolare. Ecco, è questo che mi affascina della preghiera in famiglia. L'altra cosa è che, come dire, in famiglia ci sono tantissime risorse per la preghiera, molto più che in chiesa. C'è il quotidiano vissuto insieme e ci sono gli affetti che uniscono, ci sono le tensioni che hanno bisogno di essere sciolte. E ci sono quei tempi particolari, speciali, che sono la giornata come scorre, che sono occasioni veramente grandi. Peccato che molte famiglie non lo sappiano e quindi mettono la preghiera dentro quel dovere al quale s'adempie o non s'adempie. Lei ha parlato prima, Don Italo, faceva riferimento al tempo, non c'era tempo per fare questa cosa e allora poi, quando le dicono, Don Italo, però a casa non abbiamo tempo per pregare, lei che cosa risponde? Che neanch'io ne ho di solito. No, per la verità, guardi, devo dire questo, che io sono prete da 44 anni e questa difficoltà nella preghiera me la ricordo con le famiglie anche di mezzo secolo fa, ma con molte diversità. Devo anche dire che per tanti anni ho consigliato di organizzare i tempi della preghiera tenendo conto della giornata dove si può magari fare poco,
della settimana dedicando qualcosa di più sul giorno della domenica e magari di un mese intero dove si può scegliere una mezza giornata e così. In realtà oggi mi rendo conto che dovendo scegliere tra le due difficoltà che ci sono, non abbiamo tempo oppure dobbiamo trovare il tempo, credo proprio che bisogna dire ad una famiglia, è vero, non hai il tempo. Allora bisogna, dentro la fretta con cui si svolge una giornata, trovare le modalità dentro esperienze che già esistono. Faccio qualche esempio, no? La liturgia delle ore ha caratterizzato per secoli e ancora oggi la preghiera della Chiesa. L'ha fatto perché i monasteri l'hanno inventata. Le parrocchie l'hanno in qualche modo copiata, anche riducendola alla preghiera del mattino e della sera. E le varie esperienze anche nelle cattedrali sono state segnate dalla liturgia delle ore. Ma le ore delle famiglie non possono essere strutturate secondo l'orologio, sono ore diverse. Sono l'ora del risveglio, l'ora dell'uscita di casa, l'ora del pranzo, l'ora del ritrovarsi, l'ora dell'andare a dormire, le ore del lavoro. E quindi è dentro questo tempo che ha una qualità diversa, che noi dobbiamo cercare di mettere la preghiera. Come fare? Ad esempio, sfruttando quel tempo stretto che c'è al mattino. Quando ci si alza, il segno di croce dura 10 secondi, non di più, ma il segno di croce fatto bene tutte le mattine, qualche volta spiegato dai genitori e ai figli, come il mettersi davanti e dentro il mistero di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, è una gran cosa. Poi c'è quella corsa dal letto al bagno e lavarsi gli occhi, lavarsi la faccia. Perché non pregare semplicemente dicendo: Signore, apri i miei occhi? E poi questi occhi aperti, aperti nel Signore, sono gli occhi che guardano la vita, che guardano le persone. Mi piace anche pensare alla soglia della casa, perché quando si esce di corsa la cartella sulle spalle, il papà che ha fretta, l'auto di sotto e l'orologio che continua a correre, quella soglia, abituarsi a vederla come la soglia del rapporto tra la casa e la vita, la società, il mondo, gli amici, lavoro e scuola, diventa una soglia importante. Lì basta a volte una preghiera brevissima e la giornata è tutta un po' così, ma capisco che il tempo è breve anche in questo momento. Don Italo, lei a pagina 96 descrive la bellissima immagine di una famiglia in cammino, infatti il titolo di questo capitolo è Famiglia in cammino. La retorica, scrive lei a pagina 96, vorrebbe vederla in mezzo ad un prato con papà e mamma che tengono per mano un maschietto e una femminuccia in una scena in cui tutti sono sorridenti. Invece no, la famiglia in cammino innanzitutto è sudata e scomposta, cammina a una meta, non è concentrata su di sé, è in cammino. Prendendo in prestito appunto anche questa immagine, ma anche la domanda, quale preghiera per trasformare un fatto quotidiano in esperienza religiosa? Beh, guarda, i fatti quotidiani contengono già l'esperienza religiosa, perché sono fatti che sono carichi del mistero di Dio. Però ce ne sono tanti che hanno una particolare rilevanza. Pensiamo, per esempio, a quando una mamma lava il suo bambino, la tenerezza con cui lo avvolge, lo accudisce. Non c'è difficile pensare a Maria quando ha lavato i piedi a Gesù e a Gesù quando ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Ci sono dei gesti che sono già carichi di preghiera, di contemplazione, che fanno passare dalle mani di un papà e di una mamma e anche di fratello, in sorella, eccetera, la tenerezza di Dio. Allora, quando dico famiglie in cammino, ovviamente intendo non soltanto famiglie che crescono col tempo, sia in cammino nella tenerezza, sia in cammino nella fede, sia in cammino attraverso a volte le esperienze del dolore e della sofferenza. Quando dico cammino, penso che si va da un punto
ad un altro. E questo è importante perché la preghiera accompagna nei sentimenti a fare dei passaggi di questo tipo. C'è un'esperienza che ho proposto anche alle famiglie nella mia comunità, l'ho copiata da un paese di montagna che si chiama deporre la stizza, perché nel cammino dobbiamo deporre dei pesi. E così nel tempo che segue la Pasqua è la proposta per una famiglia di andare, ad esempio, in una chiesa, in un piccolo santuario, e lì appoggiare le rabbie che sono state accumulate a volte anche tra parenti, tra qualcuno, eccetera. E diventa un gesto, preghiera, questo fondamentale per la riconciliazione dei cuori delle famiglie, e ovviamente richiede che papà e mamma alla riconciliazione ci credano molto, perché è una questione che le riguarda molto da vicino. Don Italo, in conclusione, ringraziandola davvero per le sue parole e per i suoi spunti di riflessione molto molto edificanti che ritroviamo anche nel suo libro, quale augurio racchiude nel suo libro? Guarda, io racchiudo un augurio che è di gioia nel pregare. Ce n'è uno che è nascosto tra le righe, che torna tante volte, che riguarda la sessualità, che considero la miglior scuola di preghiera che esista per una coppia di sposi, perché nella sessualità vissuta come atto d'amore, come desiderio, un uomo e una donna si abbandonano l'uno nell'altro. Ecco, questo è il motivo che rende la preghiera molto gioiosa fino al godimento, esattamente come è la vita degli sposi. Un augurio più esplicito che metto nel libro è che questo libro, che è scritto dalle mani e dal cuore di un prete, venga riscritto dalle famiglie. La ringraziamo di cuore, ricordiamo il suo libro, La prefazione di Monsignor Dante La Franconi. Il libro è firmato da Don Italo Mazzoni e Fatà Editrice per Pregare formato famiglia, tempi, modi e occasioni. Grazie Don Italo per essere stato con noi, la lasciamo ai suoi Grazie. impegni, di sacerdote e, di parroco. Grazie di cuore. Grazie, buona giornata. E allora, noi andiamo in pubblicità, poi ancora insieme con le parole di Don Francesco Armenti, dritto al cuore.